fa piacere aprire, iniziare questa giornata e soprattutto avviare questa nuova settimana della fiera, visto che sabato e domenica c'è stata grande affluenza, e quindi fare la prima conferenza stampa all'interno di questo padiglione, un'iniziativa nuova sicuramente per il Bari. Il Bari ha pensato bene di, incontrare il Presidente della Camera di Commercio e di avviare con la Confcommercio di Bari un accordo di partnership per essere vicini alle realtà commerciali della nostra città, allo stesso tempo offrire delle iniziative di co-marketing che possano valorizzare il brand, il marchio Bari, e allo stesso tempo possono portare dei benefici agli associati della Confcommercio che aderiranno a questa iniziativa, per cercare di far arrivare anche attraverso la squadra di calcio sempre più persone ad affollare i negozi delle nostre città. L'iniziativa è semplice per certi punti di vista, è una convenzione tra il commerciante e il, diciamo, tifoso, il cliente della Bari Calcio, come lo vogliamo chiamare, quello che segue la Bari Calcio. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di creare un circuito virtuoso in cui la Bari Calcio come azienda aiuta le altre aziende del territorio e viene aiutata dalle altre aziende del territorio. È una cosa che probabilmente dalle nostre parti forse non ci pensiamo mai, non riusciamo a farla funzionare. In altri territori della stessa nazione queste cose funzionano e come bene da tempo. È un motivo di grande soddisfazione avere qui oggi all'interno del padiglione dedicato al Bari della Fiera del Levante il Presidente della Commissione Affari Istituzionali della Camera dei Deputati, che con cui abbiamo nei giorni scorsi ha fatto un approfondimento in merito al decreto, il nuovo decreto, il disegno di legge e poi decreto ministeriale sulla lotta alla violenza negli stadi, e che mi ha onorato dell'invito per un'audizione domani alla Camera dei Deputati proprio su questa tematica. Prima di affrontare questo tema e soprattutto dire la mia su quanto accaduto su questo decreto e su quanto purtroppo è accaduto sabato nel corso della trasferta di Frosinone, la società non tollererà nessun comportamento violento. Mi è stato detto, io avevo fatto un tweet dove ho scritto che chi è causa del proprio male pianga se stesso, perché non possiamo poi lamentarci di misure che vengono prese nei confronti di chi comunque, al di là delle provocazioni che devono essere stigmatizzate, devono essere assolutamente individuate e devono essere individuati anche i responsabili di queste provocazioni, lancio di pietre o altro, ma non, questa è una preghiera che faccio ai nostri tifosi, non cadere nelle provocazioni, perché si crea un danno a se stessi, perché si viene colpiti dalle misure che possono andare dal DASPO addirittura all'arresto, fino a oltre al danno che viene fatto alla società, a una società nuova che sta investendo tanto, è una società che si è vista due giorni fa sui giornali, sui telegiornali di sabato sera al TG1, c'è stato un servizio sui tifosi del Bari che avevano invaso l'autostrada, e devo dire che non è stato un bel bigliettino da visita per una società che sta cercando di investire tanto proprio anche nei rapporti con la tifoseria, finalizzati alla prevenzione dei atti violenti.